siamo qui ancora una volta per il 18° anno e qui a Firenze a ricordarvi tutti. E dopo il confronto e le testimonianze lì a Palazzo Vecchio, qui durante questa veglia, come ogni anno, vi ricorderemo davvero tutti, i vostri papà, le vostre mamme, i vostri fratelli, le vostre sorelle, i vostri figli, ad uno, scandendo i loro nomi, come facciamo sempre. Ragazzi. E ancora una volta sarà il momento più toccante di questa nostra prima giornata. Saremo in preghiera, momento di raccoglimento. Io invito davvero tutti, amici, davvero tutti invito, e non mi sembri banale questo invito, a chiudere i telefoni, almeno qui. Per un'ora possiamo fermarci. Per un'ora possiamo anche distaccarci da tutto quello che sta fuori di qui, perché per un'ora dobbiamo fermarci con i vostri cari. Bene, gli ultimi amici stanno arrivando, quindi possiamo anche iniziare. Ringraziamo davvero i padri francescani che ci hanno accolto in questa meravigliosa chiesa.
In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della risurrezione, che fa giustizia ridando vita a chi l'ha perduta per amore del suo nome e della verità, sia con tutti voi. Chiedo una parola per presentarvi stasera, perché ovviamente non sono io il cardinale arcivescovo di Firenze. Sono il vescovo di Fiesole e sono venuto a sostituirlo perché ovviamente impegnato a Roma. Un saluto grandissimo a tutti voi, affettuoso e cordiale. Saluto a Don Ciotti, rappresentanti sacerdoti, rappresentanti di confessioni cristiane e di altre religioni, con vera fraternità, con amicizia, un saluto a voi. Saluto particolare a tutti e a ciascuno i familiari delle vittime. Portiamo nel cuore, ci sentiamo un'unica grande famiglia con voi. Un saluto a tutti voi qui presenti, alle autorità civili e militari. Per ognuno di noi questo momento di preghiera e di riflessione sia una via familiare che segna la nostra vita e che ci indirizza nel giusto. Possiamo seguire sul fuscolo che avete in mano. Qualcosa l'abbiamo anche modificata per permettere a Don Mario, al vescovo, di poter andare via per altri impegni che aveva già precedentemente assunto. Ma iniziamo questo momento di preghiera chiedendo perdono con le parole dei profeti Amos e Geremia. Parole forti. Parole nate dentro contesti precisi, parole che contengono una verità che supera i confini delle epoche. E ciò di cui parlano è semplicemente cronaca, cronaca quotidiana. Chiediamo quindi perdono
di fronte alla misericordia di Dio. Dice il Signore: io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse, come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti, il suono delle tue arpe, non posso sentirlo. Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne insieme. Perdonaci, Signore, per aver portato lo sguardo altrove, quando davvero non essere io, un guardo alla tua misericordia. Dice il Signore: per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno rifiutato la legge del Signore e non ne hanno osservato i precetti. Si sono lasciati traviare dagli idoli che i loro padri avevano seguito. Perdonaci, Signore, per aver servito l'idolo del potere, della ricchezza e del godimento. Dice il Signore: forse tuo padre non mangiava e beveva, ma egli praticava il diritto e la giustizia. Tutelava la causa del povero e del misero. Non è questo che significa conoscermi, oracolo del Signore. Invece i tuoi occhi e il tuo cuore non vadano, che al tuo interesse, a spargere sangue innocente, a commettere violenze e angherie. Perdonaci, Signore, perché siamo bravi di fronte all'intimidazione, al ricatto, alla violenza dei nostri occhi, su cui si costruisce il loro potere. Preghiamo. Dio della pace, non ti può comprendere chi coltiva l'amore, non ti può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi semina pace di perseverare con coraggio e a chi la ostacola di essere sanato dal dolore che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. Per Cristo nostro Signore. Ci mettiamo seduti. Dal Salmo 37. Non tormentarti per i malvagi, non invidiare chi fa il male. Come erba che appassisce presto, anch'essi sfiorirà. Abbi fiducia nel Signore e fai il bene. Abita la tua terra e ama la verità. Il Signore sia la tua gioia. Egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Volgi i tuoi passi verso il Signore. Abbi fiducia in Lui ed Egli agirà. Farà apparire la tua giustizia come luce del mattino, la tua rettitudine come il sole di mezzogiorno. Spera nel Signore, non ti agitare, non tormentarti per chi ha successo, per la gente che vive d'imbroglio. Lascia perdere, non ti inquietare, non tormentarti, ne avrai solo danno. Chi fa il male sarà tolto di mezzo. Chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e per i malvagi è finita. Li cercherai e non ne troverai più.
quelli di cui conosciamo il nome, quelli di cui non siamo ancora riusciti a trovare informazioni sufficienti, ma li vogliamo ricordare tutti. A tutte le vittime della violenza mafiosa va il nostro omaggio e la nostra promessa di impegno. Giuseppe Piombo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Giovanni Severino, Paolo Farina, Nicolò Azzotti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscione, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Scampinato, Mario Labrocca, Vincenzo Amintini, Vittorio Lerico, Acussio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Musellini, Margherita Crescieri. Giovanni Trifò, Giorgio Cusenza, Castrenze in Travaglia, Vincenza Alfata, Serafino Lascari, Giovanni Meglia, Francesco Vittari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Provvidenza Greco, Michelangelo Sardia, Giuseppe Casarubea, Vincenzo Viato, Giuseppe Magliacci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Geronazzo. Epifania di Puma, Placido Bizzotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangelosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zaffoni, Giovanni Tasche, Carlo Burino, Francesco Burino, Candeloro Catanese,
Michele Marinato, Carmelia Agnuno, Quinto Risa, Carmelo Bianchini, Pasquale Marcone, Armando Lotto, Sergio Mancini. Carlo Antonio Pazza, Gabriele Padagnani, Giovanni Battista Alve, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Ferenza, Salvatore Messina, Francesco Botifari, Antonio Sangini, Filippo Pontine, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnolo, Pasquale Americo, Antonino Pollari, Vincenzo Di Salvo, Vincenzo Savoca, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro. Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Buongiorno, Antonino Giannola, Paolino Riccobono, Giacinto Puleo, Enrico Mattei, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzaro, Mario Malauffa, Silvio Corrao, Calogero Vazzaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Carmelo Battaglia, Giuseppe Piani, Nicola Mignogna, Francesco Pignataro. Giuseppe Burgio, Salvatore Zuolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Mauro De Mauro, Pietro Scaglione, Antonino Lorusso, Vincenzo Riccardelli, Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, Angelo Solino, Emanuele Rigoli, Nicola Ruffo, Calogero Monreale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferraino, Domenico Facchinelli, Francesco Facchinelli. Tullio De Micheli, Gerardo D'Armiglio, Giuseppe Muscarelli, Caterina Liberti, Salvatore Falcetta, Carmine Abuzzo, Salvatore Longo, Salvatore Buscelli, Francesco Vinci, Mario Ceretto, Alberto Capua, Vincenzo Ranieri, Vincenzo Macri, Fortunato Girone, Rocco Gazzo, Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino, Antonio Custra, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Bonincontro, Donald Macai, Mariangela Passiatore, Ugo Prioli, Giuseppe Impastato, Antonio Esposito Ferraioli, Salvatore Castelforte, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Cappuccio, Alfonso Sgroi, Filadelfio Avaro, Mario Francesco, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Boris Giuliano, Calogero Di Bona, Cesare Terranova, Leni Mancuso, Giovanni Bellissimo, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Giuliano Giorgio, Antonino Trifolo, Rocco Giuseppe Barillò, Carmelo Di Giorgio, Primo Perdoncini, Baldassare Anastasi, Piersanti Mattarella, Giuseppe Valariotti, Emanuele Basile, Giannino Losardo, Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Gianni, Domenico Beneventano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Giro Rossetti, Filomena Morplanco, Bruno Vinci, Vito Ievoletta,
Sebastiano Cosio, Leopoldo Gessani, Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Muller, Domenico Francavilla, Mariano Virone, Angelo Di Bartolo, Giuseppe Sarria, Mariano Mellone, Rossella Casini, Luigi D'Alessio, Rosa Bisone, Salvatore Stallone, Antonio Fontana, Nicolò Piombino, Antonio Salzano, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Rodolfo Buscelli, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolini, Salvatore Raizzi, Giuseppe Di Lavore, Antonino Burrafato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola, Paolo Giappone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo. Calogero Zucchetto, Carmelo Ceruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Morrile, Luigi Capiero, Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Antonio Valenti, Luigi Di Bacca, Anna Maria Esposito, De Rosa Antonio, Elio Di Mella, Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Francesco Borrelli, Giovanni Gandino, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Pasquale Mandaro, Salvatore Collana, Mario D'Aleno, Giuseppe Bonmarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi, Stefano Risacchi, Sebastiano Alonghi, Francesco Buzziti, Francesco Imposimato, Domenico Celento, Antonio Cristiano, Giuseppe Francese, Nicandro Rizzo, Fabio Cortese, Salvatore Musarò, Ottavio Andreoli, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunitto, Salvatore Zangara, Patrizia Scivo, Vittorio Scivo, Giuseppe Fava, Renata Fulci, Crescenzo Casilio, Giovanni Calabro, Cosimo Quattrotti, Francesco Quattrotti, Marcello Angelini, Salvatore Schimmetti, Giovanni Catalanotti, Antonio Filippo, Paolo Canale, Gianbattista Tobelli, Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Gisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica Tagliaracuma, Abramo Vastarella, Pierfrancesco Leoni, Susanna Cavalli, Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Franco Pozzo, Michele Brescia, Santo Calabrese, Antioco Cocco, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Pietro Patti, Giuseppe Mandano, Gioacchino Tagliaratella, Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montano, Antonino Cassarano, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Enrico Monteleone, Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Morello Arcano, Giuseppe Macheda, Roberto Parisi, Mario Diana, Paolo Portone, Giuseppe Villari, Filippo Gebbia, Salvatore Morreale, Francesco Alfano, Antonio Pianese, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno, Claudio Domino, Filippo Sassone, Antonio Sagna, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Pestina, Domenica De Girolamo, Luigi Stagliano, Mario Perfillo, Salvatore Letta, Giovanni Garcia, Giuseppe Ricchi, Rosario Lezzina.
malvagi non riusciranno a pagare i debiti. I giusti potranno dare con generosità. Chi è benedetto dal Signore possederà la terra. Chi è maledetto sarà tolto di mezzo. Il Signore guida i passi dell'uomo e rende sicuro il suo cammino. Se vacilla non cade a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Né da giovane né ora da vecchio ho mai visto un giusto abbandonato o i suoi figli costretti a mendicare il pane. Ogni giorno egli può dare con generosità e i suoi figli sono benedetti. Fuggi il male e pratica il bene, così per sempre abiterai la terra. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona mai i suoi fedeli. Essi avranno sempre protezione e la stirpe dei malvagi sarà tolta di mezzo. I giusti possederanno la terra e abiteranno per sempre. I giusti si esprimono con saggezza e parlano sempre con onestà. Hanno nel cuore la parola del loro Dio. Il loro cammino non sarà mai incerto. Antonio Cirini, Carmelo Iannini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Aniello Giordano, Michele Pirovani, Giuseppe Zala, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Francesco Meglia, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarillo, Girolamo Armarino, Agnello Cotrasco, Giulio Gavini, Pietro Ragno, Albert Magnani, Raffaele Antonio Varalco, Michele Chieta, Francesco Pisoppini, Giuseppe Caruso, Francesco Vivi, Marcella Cassone, Nicola D'Alfassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Cardona, Antonina Agostino, Ida Castellucci, Grazia Scimino, Domenico Cambiello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovanni Battista Tedesco, Colin Winchester, Giacomo Catalano, Giuseppe Giovinazzo, Pietro Colara, Nicolina Giscozzi, Giuseppe Tadarica, Pasquale Pimerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tiziano, Gerry e Sam Martò, Gaetano De Cicco, Domenico Guaracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Nicola, Giulietta Irecchino, Emanuele Piazza, Giuseppe Grandi, Massimo Rizzi, Giovanni Consignore, Antonio Marino, Rosario Ibarino, Alessandro Roletta, Francesco Vecchio, Andrea Bonforte, Giovanni Quattroci, Saverio Purita, Angelo Carvotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Micelli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Armando, Michele Arcangelo Tripoli, Pietro Caruso, Nunzio Pandotti, Arturo Caputo, Roberto Pitti, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Magnaro, Francesco Piero, Cosimo Distante, Angelo Raffaele Lotto, Cattaldo Ippolito, Raffaele Ascolto, Calogero Lapiana, Emilio Taccarita, Antonio Nunes, Pasquale Pericello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbalace, Valentina Guarina, Angelica Pietoli, Giuseppe Scelso, Salvatore Scesa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cortopalli, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone, Nicola Soverino, Andrea Sauer, Domenico Landoni, Sandra Stranieri, Antonio Scopellini, Libero Grassi, Fabio De Pandi, Giuseppe Ariotti, Antonio Raffino,
Silvana Poglietta, Salvatore Daddario, Renato Dio, Giuseppe Leone, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siracusa, Alberto Varone, Felice Dara, Vincenzo Salvatore, Serafino Iastro, Vito Provenzano, Giuseppe Grimaldi, Salvatore Tieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti, Unziante Scippelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Sturdo, Gasperi Palmeri, Ignazio Aloisi, Onofrio Addesi, Francesco Aguzza. Salvatore Aversa, Lucia Crescenzano, Paolo Postellino, Antonio Giusto, Antonio Spartà, Salvatore Spartà, Vincenzo Spartà, Fortunato Arena, Claudio Sepulto, Salvatore Minero, Alfredo Acosta, Giuliano Guarcelli, Giovanni Percone, Francesca Montillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano e Walter Costa. Emanuele Gallotti, Vincenzo Limoni, Claudio Crespo, Rita Aria, Paolo Di Lavoro, Luigi Sabbia, Egidio Cantaniello, Giorgio Vittario, Pasquale Di Lorenzo, Giovanni Panuzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Saverio Cirincioli, Antonio Tamborino, Mauro Manito, Raffaele Michello, Emanuele Saluda, Antonino Siracusa, Lucio Schifani, Giovanni Pizio, Antonio Libona, Giovanni Carnicella, Antonio Muto, Beppe Alfano, Adolfo Cattisano, Pasquale Campanello, Vincenzo Dannà, Vincenzo Vitale, Gennaro Parco, Nicola Remondino, Domenico Nicolò Pandolfo, Maurizio Estate, Fabrizio Mencioni, Angela Fiume, Nadia Mencioni, Caterina Mencioni, Dario Capolizio, Carlo Lacatella, Stefano Picerno, Sergio Pavotto, Alessandro Ferrari, Mustafir Reis, Giuseppe Pugliese, Raffaele Di Mercurio, Andrea Castelli, Angelo Carlisi, Riccardo Volpe, Antonino Vassallo, Francesco Nazzaro, Loris Giazzon, Giorgio Vanoli, Giovanni Miledo, Luigi Iannotta, Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Giuseppe Diana, Ilaria Albi, Miran Rovacchino, Enrico Incognito, Luigi Bodenza, Ignazio Panpinto, Maria Teresa Pugliese, Giovanni Simonetti, Salvatore Fenici, Calogero Panepinto, Francesco Maniscalco, Nicola Sperino, Melchiorre Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Anzola, Girolamo Palazzolo, Leonardo Canciali, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro, Palmina Scamardella, Antonio Novella, Francesco Aloi, Francesco Bruno, Angelo Calabro. Saverio Liardo, Francesco Pugnano, Giuseppe Di Matteo, Francesco Marcone, Serafino Famà, Gioacchino Costanzo, Dieter Miret Ogebeck, Fortunato Correale, Antonino Fuscelli, Giuseppe Montalto, Giuseppe Ciglia, Giuseppe Giammone, Giovanni Carbone, Claudio Manco, Antonio Brandi, Antonio Montalto, Epifania Cocchiara, Gian Matteo Sole, Genovese Pagliuca, Pietro Sanno.
Piero Antonio Sardo, Giuseppe Giammone, Giovanna Giammone, Francesco Savolino, Natale De Grazia, Francesco Tammone, Giuseppe Puglisi, Anna Maria Torri, Giovanni Accardo, Davide Sannini, Santa Puglisi, Salvatore Bosco, Salvatore Frazzetto, Giacomo Frazzetto, Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Gioacchino Biscegna, Rosario Ministeri, Calogero Tramuta, Pasquale Salvatore Magrini, Celestino Fava, Antonia Maio, Raffaele Vascoli, Antonino Polizzani, Giuseppe Lacanca, Ciro Di Fuori, Giulio Castellino, Agra Zorina, Raffaella Lupoli, Silvia Codolo, Angelo Bruno, Luigi Tanciano, Francesco Marzà, Andrea Di Marco, Vincenza Arato, Cornata Spallacco, Maria Cornata Lamella, Elisa Pisa Sushi, Enrico Terraganza e Salvatore Di Fausto. Rosario Flamino, Alberto Areco, Giuseppina Guerriero, Luigi Lo Iacolo, Domenico Gerasi, Antonio Bondello, Maria Angela Anzalone, Giuseppe Maria Bicchieri, Giuseppe Messina, Graziano Montoni, Giovanni Corciulo, Giovanni Volpe, Giuseppe Radicia, Orazio Sciascio, Giuseppe Iacona, Davide Ravini, Saverio Vierace, Antonio Ferrara, Giuseppe Maria Bicchieri, Salvatore Ottone, Emanuele Mobile, Rosario Salerno, Stefano Pompeo, Filippo Basile, Chiso Della Rai, Matteo Di Candia, Vincenzo Vaccaro Monte, Luigi Pugli, Raffaele Arnesano, Rodolfo Badena, Ennio Petrosino, Rosa Zazzà, Anna Pace, Marco De Franchis, Francesco Salvo, Antonio Lippiello, Salvatore Vaccaro Notte, Antonio Sottile, Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotti, Francesco Scelto, Giuseppe Grandolfo, Domenico Stanisci, Domenico Bullaci, Maria Colangiuli, Amdi Lala, Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo, Daniele Zoccola, Salvatore De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gianfranco Maria, Valentina Terracciano, Raffaele Iorio, Ferdinando Liguori, Giuseppe Zizolfi, Tina Moto, Michele Fazio, Carmelo Perdena, Stefano Giaramella, Federico Del Prete, Torquato Ciriaco, Maurizio Dell'Elio, Aussan Balic, Domenico Vagilio, Gaetano Marchitelli, Claudio Tagliatella, Corino Avella, Michele Amico, Giuseppe Rovescio, Antonio Vaio, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scarillo, Matilde Sorrentino. Francesco Estate, Fabio Cunneri, Massimiliano Carbone, Antonio Bandieri, Francesco Graziano, Antonio Graziano, Antonio Maiorano, Attilio Manca, Francesco Rossi, Attilio Romano, Francesco Fortunio, Giuseppe Riccio, Daniele Polimeni, Gianluca Congiusta, Pepe Cuneri, Emilio Albanese, Salvatore Guglione, Daniele Delcore, Loris Di Roberto, Rodolfo Bacilio, Michele Ratta, Antonio Palumbo,
Antonio. Anna Politico Scala, Luigi Zica, Francesco Gaito, Umberto Improta, Giuseppe Leopalucco, Luigi Lecce, Carmela Casarella, Romano Casanella, Domenico De Luis, Mario Costaglie, Domenico Noviello, Marco Pittori, Raffaele Gardino, Raffaele Granata, Gennaro Portomaccio, Giuseppe Miropoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Nicola Sarta, Samuel Duato, Christopher Adams, Eric Asum Yeboa, Juan Antiwi, Julius Francis, El Aidi Ababa, Alex Janas, Francesco Alighieri, Gabriele Rossi, Antonio Ciardullo, Felicia Crastaniere, Domenico Gabriele, Petru Irlandeano, Gaetano Montanino, Nicola Nacco, Salvatore Farinaro, Teresa Buoncore, Angelo Vassallo, Gianluca Cindignello, Lea Garofalo, Carmine Cannullo, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Andrea Nonnino, Pasquale Romano, Filippo Cerabolo. A voi e a tutti coloro dei quali ancora non conosciamo i nomi, la nostra memoria e il nostro impegno. E ora parlare come se parlasse al nome di tutti voi.
Sono Barbara Vinci. La tragedia di mio padre, Bruno, è accaduta il 14 aprile 1980. Io avevo 7 anni, lui appena 36. E dal 1980 fino al 2012 ho sigillato il ricordo, perché pensavo che sigillare il ricordo cancellasse il dolore. Ma non bisogna dimenticare, perché vuol dire ucciderli una seconda volta. E perciò bisogna parlare a voce alta e farsi sentire forte. Oggi che di mafia si può parlare, e infatti assistiamo al prevalere della cultura sull'ignoranza e sull'omertà, ad un risveglio delle coscienze. C'è chi può far credere alla gente che certe stragi, certi delitti, siano una inevitabile fatalità. Questo è falso. Noi non vogliamo che la rassegnazione prevalga sull'impegno alla lotta contro la criminalità. Bisogna tenere ben ferme e salde quelle tragiche vicende delle nostre menti e nei cuori, e ricordare, perché penso che solo attraverso la memoria riusciremo ad allontanare il rischio che quelle vicende possano verificarsi di nuovo. La memoria, quindi, è un antidoto contro questo rischio. Quello che io lancio oggi, se posso, a nome di tutti i familiari qui presenti, è un messaggio corale rivolto a tutti, un segnale per dire che noi non abbasseremo la testa dimenticando. Io penso che le stragi passate, quelle che purtroppo fino ad oggi accadono, potrebbero essere evitate con impegno e professionalità da parte di chi ha il compito di predisporre leggi e normative adeguate. La vera forza delle mafie, non sta nelle mafie, sta al di fuori, cioè in tutto quel contesto di collusioni intrecivali. Ce lo siamo detto diverse volte in questi anni, ce lo dice sempre Don Luigi. La lotta alla mafia si fa a Roma, in Parlamento, con leggi giuste. Si fa dando strumenti e risorse alla magistratura e alle forze di polizia per poter contrastare la potenza economica delle mafie. Fiori di giustizia, semi con responsabilità. Questo è lo slogan che abbiamo scelto per questa 18ª giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti della criminalità. Camminare domani in questa città, la città del Rinascimento, una città dove si rimane incantati per le sue bellezze, significa per noi familiari camminare per portare appunto la bellezza di quei fiori, i nostri fiori, quelle storie, quei drammi, quei volti che ci sono stati strappati in maniera così violenta. Camminare domani qua a Firenze e poi il 21 in altre mille piazze e città d'Italia e camminare per la vita. Il 21 marzo è il giorno della vita, il primo giorno di primavera per rinnovare l'impegno e la promessa che ci siamo fatti 18 anni fa. Memoria e impegno. Buona primavera a tutti. C'è nulla di nascosto che non sarà svelato, nulla di segreto che non sarà conosciuto. Quel che avete detto nel buio sarà udito alla luce del giorno e quel che avete detto sottovoce all'interno della casa sarà profanato dalle terrazze. A voi che siete miei amici dico: non abbiate paura di quelli che possono togliervi la vita,
ma non possono fare niente di più. Vi vedo io chi dovete temere. Temete Dio, il quale, dopo la morte, ha il potere di gettare uno nell'inferno. Ve lo ripeto, è Lui che dovete temere. Cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure Dio non ne dimentica neanche uno. Dio conosce anche il numero dei capelli del vostro capo. Dunque, non abbiate paura, voi valete più di molti passi. Parola del Signore. Una prima parola è parola di solidarietà, di vicinanza. Ognuno dei nomi che abbiamo ascoltato è persona. Persona di un cuore che ha palpitato, che ha amato, che ha avuto relazioni, affetti, storia di vita. A ciascuno dei familiari tanta solidarietà, tanta vicinanza, che stasera per noi si fa preghiera, preghiera comune, perché le nostre parole poco valgono e i nostri sentimenti possono essere fragili. Dia valore la preghiera che facciamo sempre, dia valore la grazia del Signore. E la riflessione voglio prendere dal Vangelo che abbiamo ascoltato. Non temete, non abbiate paura. Certo, è l'esortazione di Gesù ed è l'esempio che trascina di Lui innanzitutto, di tanti martiri nel corso della storia, di ciascuno dei nomi che abbiamo ascoltato stasera. Non abbiate paura. Non temete, però mica è facile. Il cuore dell'uomo, di fronte alla difficoltà, può temere, istintivamente può temere. Come cristiano, dove posso attingere coraggio? Le difficoltà sono perdute. E man mano che ognuno le tocca, man mano che ognuno le scopre, le sente vicine e possono intimorire. Dietro le difficoltà possiamo anche vedere quello che il Vangelo diceva adesso, può togliere il corpo e l'anima, la forza del maligno. Come non temere? Mi incoraggio, mi sostiene. E ricordo che questa parola, non temere, è il Vangelo di Natale. L'angelo è pastore, non abbiate paura. È nato per voi il Salvatore, Cristo Signore. Se Dio è con noi, allora chi sarà contro di noi? Chi potrà farci del male? Se Lui c'è, è nella nostra storia, è presente, il vivente. E ancora quell'espressione non abbiate paura è sull'angelo a Pasqua, sulla bocca dell'angelo o del giovane seduto sul sepolcro a Pasqua. So chi cercare, non è qui, è risuscitato, non abbiamo. Andate dagli altri e dite che li precede a casa loro, dove sono i loro affetti, dove è il loro lavoro, dove è la loro vita, è risorto, non è qui, non abbiate paura. La Pasqua è ormai vicina, sentiamo questo invito per noi. Se lo dicessi io non varrebbe nulla, ce lo ripete lui, è risorto. Ero morto,
ma ora sono vivo e ho potere sulla morte e sugli inviti. Non credo, non avevo fatto che questa parola rimanga in noi come speranza e come benedizione. Ce lo ricordava Don Mario poco fa, questa sera abbiamo fatto diventare la solidarietà preghiera e allora lo facciamo in vario modo, secondo i modi delle tante confessioni cristiane ma anche delle altre dimensioni religiose. E allora la preghiera con Ignazio Davide Buttitta, predicatore della Chiesa Valdese. Prima di tutto una sensazione. Prima che iniziasse questa veglia ero fra di voi e ho sentito il mio dialetto, il parlare siciliano nei miei dialetti del meridione. E è scattato qualcosa di molto profondo, più forte della solidarietà generica. Quando ho sentito questi nomi di persone che ho conosciuto, di gente che hanno lo stesso cognome dei miei amici, il cuore mi ha mosso molto forte. Però lo stare insieme fra persone, un attimo lì in ascoltia, tutti insieme a pregare per noi e per voi, mi ha dato molta forza. E ha detto nel cuore, questa vostra battaglia, questa vostra testimonianza, questo voler ripetere i nomi dei vostri cari è un segno forte per tutti noi, che ci ha fatto riunire, perché ci ha dato più coscienza di quello che era male. In questa vita non vedo nessuna faccia triste nel senso tradizionale, quindi vorrei leggere un pezzo del Vangelo che facciamo una bellissima preghiera. Matteo 5. Gesù salì sulla montagna, prese la parola, ammaestrava i discepoli e la folla. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Gesù, l'unico che può dire una parola definitiva, lui che è la verità, ha riconosciuto in queste vittime e in voi questi beati. Queste parole sono per voi, che non avete abbassato la testa di fronte alla morte
e alla sua frazione. Voi ci avete dato un esempio. Gesù non parla. Voi sarete oggi e domani se continuerete a testimoniare come state facendo beati. Ma per noi altri che stiamo qui intorno a voi, preghiamoci a questa cosa. Padre Celeste, tu conosci la condizione di vita che uomini malvagi impongono con il sistema mafioso a tanta gente. Essi si comportano come bestie assetate di sangue per sottrarre ai più in ogni modo la possibilità di vivere una vita normale, tranquilla, libera. Essi sottraggono in tutti i modi i beni materiali e immateriali che ci farebbero vivere non più nel bisogno. Signore, ti chiediamo di intervenire sulle loro coscienze, perché si convertano alla vita gioiosa che tu hai preparato per tutti noi. Ti chiediamo di cambiarli, di renderli umani, di renderli comprensivi del male che stanno facendo. Padre, ti chiediamo oggi, nel momento del ricordo delle tante persone che non ci sono più fra di noi, di risvegliare in tutti noi la coscienza che tu ci hai chiamato a non essere supini agli oppressori, ma ad essere testimoni della giustizia e sempre a portata di mano, che il popolo di Dio e tanti uomini di buona volontà devono lottare e continuare a lottare per essi. Padre, io in particolare chiedo una cosa particolare, ma con me forse altri che vivono in questa città e hanno origini in Sicilia. Io vengo da Bagheria, paese di mafia per eccellenza. Ti chiedo, Signore, che la prossima volta che vado al mio paese, al cimitero del mio paese, a trovare la tomba di mio nonno, il poeta, e di mio padre, il giornalista, che gli possa dire, in qualche modo, non so come, non lo sappiamo, come funziona questo meccanismo. Ignazio, Pietro, le vostre parole, le vostre poesie, le vostre inchieste, le vostre grida contro la mafia sono state ascoltate in cielo e in terra. Sono state imparate e pronunciate da tanti picciotti. I picciotti non camminano più a testa bassa, non camminano più con la testa bassa. Cantano canzoni d'amore e gridano tutti insieme: la Sicilia è più antica della mafia. Qui finisce la preghiera, fratelli e sorelle, e inizia il sogno. Speriamo che sia un sogno premonitorio. Speriamo che il nostro sogno sia simile al futuro che tu, Signore, hai preparato per noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Amen. Pasquale Battista Massimo Prime. Attimo solo, devo chiedere scusa, fratelli e sorelle, ho una famiglia nella piena Italia. Per essere la prima già leggero, sempre di prendere la macchina di cuore del figlio. Mi spiace, devo lasciare la presenza di un cane, non devo dire che fare, perdonatemi, però proprio vedo che non mi dispiace. Vi accompagno con la mia preghiera e con la mia benedizione.
Signore Padre, accogli questa preghiera di intercessione per tutti i congiunti delle vittime delle mafie, per tutti coloro che da mesi, da anni, non riescono a capacitarsi del vuoto lasciato dal loro papà, o dal fratello, o dalla sorella, dal proprio compagno, o dalla compagna, a causa della furia omicida delle mafie. C'è una domanda, Signore, che affiora dolente. Ne sarà valsa la pena? Che terribile domanda, caro Dio. Una vera tentazione. Ma quando vediamo ripetersi dietro parole di circostanza il triste copione dell'indifferenza, e quando pur identificati i nessi economici tra interessi malavitosi e gente in apparenza per bene, constatiamo che non si interviene come si dovrebbe, ma si abbandona all'isolamento chi si ribella. La domanda si fa incalzante, Signore, e la tentazione ci fa vacillare. Non si chiede vendetta. Sappiamo che la punizione dei responsabili, per quanto esemplare, non potrà restituire una sola vita. Ma si chiede giustizia, caro Dio, quella sì. Ma, Signore, che quando il maligno chiede la nostra resa, noi possiamo rispondere: sì, ne è valsa la pena, e ne vale nuovamente la pena. Vale la pena essere bravi insegnanti, anche quando gli studenti sono distratti e i dirigenti troppo impegnati con budget per rispondere a ciò che è davvero serve per la scuola. Vale la pena essere imprenditori onesti, anche quando il mercato è drogato dalla corruzione e la competizione perciò è sleale. Vale la pena impegnarsi in politica, anche quando pesa sempre su di te il sospetto che tu abbia fini inconfessabili che ti spingono. Vale la pena annunciare l'Evangelo in ogni luogo, anche quando le persone confondono la fede con la religione, il servizio con il privilegio. Vale la pena essere giudici senza accettare regali e perseguire la giustizia anche quando ti dicono che sei politicizzato solo perché hai cercato di onorare il diritto senza riguardo verso chi è potente. Vale la pena essere onesti, vale la pena essere liberi, vale la pena fare il proprio dovere anche quando si è calunniati e si rischia la vita. Ma perché, Signore? Io non so dargli altra risposta. Ne vale la pena per noi, perché ne è valsa la pena per il tuo figliolo Gesù Cristo. È valsa per lui la pena abbandonare i cieli per venirci a cercare sulla terra. È valsa per lui la pena nascere fuori dal palazzo reale pur essendo credente. Ed è valsa la pena affrontare l'ipocrisia dei religiosi per rivelare il volto misericordioso di Dio. È valsa la pena per lui affrontare la solitudine e percorrere una strada in salita per morire sulla croce come un maledetto dal Dio. Perciò ne vale la pena per noi. Rendici salvi nella fede e visitaci nei momenti di nostalgia. Aiutaci a ripetere, Signore, continuerò a resistere, continuerò a seguirti, non per essere un eroe e neppure un santo, ma solo per restare umano. Giuseppe Marrazzo, pastore avventista. In un certificato per gli uomini giusti dello Stato di Israele c'è un timbro con una scritta in lingua ebraica e in lingua inglese: chi ammazza un uomo ammazza un universo. E la sensazione che ho avuto nell'ascoltare i nomi delle vittime della mafia
quella di avere cancellato, tolto di mezzo, un universo, tanti universi di pensieri, di sentimenti, di lotti, di impegni, di amore. E allora oggi siamo qui per fare una veglia. Se vogliamo vegliare nella preghiera e perché ci rendiamo conto che a volte siamo impotenti a combattere contro questa forza, ma vogliamo avere l'energia, la forza di poter resistere. E allora ci rivolgiamo al Signore che è nel cielo, ma che è qui vicino a noi, accanto a noi, e gli diciamo: Signore, tu che sei il Dio della vita, tu che sei il Dio dell'amore, tu che sei pazzo d'amore. Noi siamo qui, figli tuoi, umili, davanti a te, a volte incapaci di poter reagire, forse inchiodati dalla paura, ma oggi, questa sera, insieme a tante altre sere, vogliamo dire a voce alta, schiena dritta, che noi siamo della legalità. Vogliamo essere innamorati della giustizia, vogliamo onorare il diritto e lo vogliamo fare rimboccandoci le mani, perché, come disse Gesù, chi ha visto uno di questi miei fratelli è come se avesse visto me. Nel nome di Cristo chiediamo tutto ciò. Amen. Giampaolo Mancetti, della Chiesa Vetro Cattolico. Chiedo di pregare con me, di ripetere con me una preghiera semplice, l'Amen, la preghiera forse più bella, più semplice, significa sì, ci sono, ci credo, ci voglio credere. O Dio santo e giusto, che ami il bene, detesti il male, concede alle nostre chiese di essere testimoni di uno stile di vita che ricerchi i valori evangelici, prendendo sempre le parti degli oppressi e dei poveri. Amen. Che le chiese sappiano rinunciare alle sicurezze del mondo e alla ricerca del potere secolare, offrendosi come esempio di una fede vissuta che testimonia il regno di Dio. Amen. Che le chiese siano costantemente testimoni della verità, che affronta a viso aperto le responsabilità, i disordini della società, ribellandosi al male, non colludendo con esso, anche se sfidare i poteri forti può mettere a rischio la propria sicurezza umana. Amen. Che le chiese assumano un esempio di comportamento le persone che hanno pagato con la vita la loro onestà e difendano e proteggano i loro familiari. Amen. Che le chiese pronunciano in modo inequivocabile che la mafia è totalmente contro il Vangelo e chiede ai mafiosi di convertirsi. Amen. Donaci la forza e il coraggio di essere disposti a sacrificare anche la vita sull'esempio delle tante vittime cadute nell'adempimento del loro dovere. Vergogna per la mafia, ma eroi da imitare per quanti pongono a fondamento della loro vita i valori supremi della giustizia e della legalità. E testimoni santi graditi a Dio per tutti noi, credenti nel nome di Gesù Cristo. Amen. O Gesù, ti preghiamo per tutte le vittime della mafia, per quanti soffrono a causa della cultura mafiosa che crea servilismo, blocca l'economia, riduce gli spazi del lavoro onesto. Amen. Angela Macchia, l'esercito della salvezza. Un giorno
discepoli hanno chiesto a Gesù: a chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Forse per condividere, per poter far sentire il grido, il nostro grido, insieme alle famiglie che hanno perso dei loro cari, vittime della mafia, vittime innocenti. E noi gridiamo al Signore, nostro Padre, e diciamo: Signore, ascolta il grido d'aiuto che ti rivolgiamo, poiché tu non sei un Dio che prende piacere nell'iniquità. Presso di te il male non trova dimora. Ti chiediamo, caro Padre, di sostenere e consolare le famiglie delle vittime della mafia, di dare loro forza, di non arrendersi, che attraverso il loro esempio anche noi possiamo essere vicini nell'intercessione, vicini nella solidarietà, e vi esortiamo ad avere speranza nell'Iddio della speranza, colui che rende giustizia. Colui che è un Dio da vicino e non da lontano, che è un Dio che piange con coloro che soffrono, che è un Dio che ci tende le braccia. Questa sera vogliamo, cari fratelli e sorelle, attraverso la nostra presenza abbracciarvi, attraverso la nostra presenza dire che ci siamo e vi siamo vicini. Preghiamo per voi, vi sosteniamo e chiediamo al Signore che la sua parola, la potenza della sua parola, ristori, consoli i cuori di quanti soffrono la mancanza dei loro cari, che sono morti innocentemente. Chiediamo al Signore la grazia, la consolazione. Amen. Padre Jonathan Coman della Chiesa Ortodossa Romena. Del Padre, del Figlio, del Santo. Dio degli spiriti di ogni carne, che hai calpestato la morte, hai annientato il diavolo e hai donato la vita al mondo, concedi, oh Signore, all'anima dei tuoi servi e riposo in loro di noi, in un luogo erboso di tristezza, laddove non c'è dolore dell'anima del cielo. Perdonami, Signore, poiché tu sei buono e misericordioso, buono e l'amico degli uomini, e non c'è uomo che viva. Poiché tu sei la risurrezione, il riposo e la vita dei tuoi servi. O Cristo nostro Dio, noi crediamo gloria al Padre eterno, al Santissimo, buono e unificato il tuo Spirito, ora e sempre, nei secoli di secoli. Dalla profondità della saggezza, costruendo tutto con amore per gli uomini, e donando a ciascuno ciò che è utile o no, Creatore, fa riposare pace le anime dei tuoi servi e in te hanno messo la loro speranza, o nostro Creatore, nostro Padre, nostro Dio. Benedetto sei tu, Signore, mi insegni a precetto i tuoi precetti. O santi martiri, voi che avete testimoniato l'agnello di Dio, essendo trattati come agnelli, voi che siete stati trasferiti nella vita eterna, pregatemi insistentemente di darci la vita eterna. O voi che nel mondo avete seguito la via stretta e dolorosa, che avete portato la croce con un giorno, che mi avete fedelmente seguito, venito a ricevere le corone e gli onori celesti che vi ho preparato. Benedetto sei tu, Signore, insegnati i tuoi precetti. Io sono
la tua gloria ineffabile, perché io porti in stima che, o mio Signore, abbi pietà della tua povera creatura e nella tua clemenza politica, ridonando l'eredità desiderata e facci di nuovo cittadino dei frati. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi precetti. Fai riposare in pace, Signore, i tuoi servi e poni nel paradiso, dove i cuori dei santi e dei giusti risplendono come astri. Fai riposare in pace i tuoi servi, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quale lacrima te viene libera di tristezza? Quale sulla terra la gloria che dura? Tutto il pittegno della ombra e il pipitizio del sonno si può descrivere con un sentimento ciò che succede dopo. O Cristo, non abbandonare chi ha vissuto nella luce della tua sembianza e nel tuo grande splendore, poiché tu sei buono ed amico del buono. Cristo, il nostro vero Dio, tu che hai dominio sui vivi e sui defunti, per l'intercessione della tua purissima madre, dei nostri santi padri teofili, di tutti i santi, accogli l'anima dei tuoi servi che abbiamo affidato nelle mani dei santi, enumerala con i giusti e dammi pietà di noi, poiché sei buono ed amico del mio. Per le preghiere dei nostri santi padri, nel segno del nostro Dio Gesù Cristo, abbi pietà di noi e ci salvi. Amen. Ed infine vogliamo rivolgerci al Signore anche con altre espressioni religiose. Isedini e zii rimani di Firenze. Buonasera a tutti. Anche noi come comunità islamica abbiamo voluto condividere con tutti quanti voi qualche versetto del Corano che sono nelle preghiere. Realmente noi facciamo in un momento, uscito questo primo capitolo del Corano, la prete, che dice in nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole e il misericordioso. Vedi il giorno di giudizio, te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono in corsi della tua ira, né del sviato. Amen. Vorrei chiudere questa mia preghiera un altro versetto, il capitolo Fossera, versetto 34, che invita al perdono. Non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona. Respingi quella cattiva con qualcosa che sia migliore. Colui dal quale divideva l'inimicizia e rendirà un amico affettuoso. Amen. E per concludere Valentina Dolardo, dei buddisti tibetani. Per rendere omaggio alla altissima etica, al coraggio e all'onestà delle persone che abbiamo ricordato, di tutti coloro che hanno fatto parte della loro vita, avrei scelto alcuni versi di una delle preghiere più amate della tradizione buddista tibetana. Per tutte le virtù accumulate, per mezzo di ogni pratica non è compiuta, possa il dolore di ogni creatura vivente essere totalmente eliminato. Possa io diventare medico, medicina e infermiere per tutti i malati del mondo, sino a che ognuno di essi sia guarito. Possa discendere una pioggia di cibo e di bevande per placare le sofferenze della fame e della sete, e nel corso delle carestie possa io stessa trasformarmi in bevande e cibo. Possa diventare un tesoro inesauribile per i bisognosi e per i poveri, possa trasformarmi in qualunque cosa essi necessitino. Ogni qualvolta qualcuno mi incontrerà, possa ciò essere unicamente di beneficio per tutti. Possa io essere un protettore per chi è in cerca di rifugio,
la guida per tutti coloro che sono in cammino, possa essere un ponte per chi voglia attraversare le acque di un fiume e un vascello per chi voglia varcare l'oceano, possa essere un'isola per coloro che sono alla ricerca di terra e lume per chi vaga nell'oscurità, possa essere giaciglio per coloro che desiderano riposo e servitore dei bisogni di ognuno. Proprio come la terra e gli altri elementi, possa io sempre essere un sostegno per la vita delle innumerevoli creature, rimanendo fino a quando esisterà lo spazio. Fino a quando non sarà trasceso il dolore, possa io essere fonte di sostegno e di consolazione per tutti gli esseri senzienti che si estendono fino ai confini dello spazio. E sino a quando esisterà lo spazio, sino a quando vi saranno esseri senzienti, possa anch'io essere presente per eliminare la sofferenza del mondo. E ora ci mettiamo in piedi. Possiamo chiamarlo in modi più diversi, lo preghiamo in linguaggi diversi, ma tutti noi, Signore, lo avvertiamo davvero come nostro papà, come nostra mamma, e allora ci rivolgiamo a Lui con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro. Nella consapevolezza che solo il nome può voltare pagina nella storia di questo nostro paese. Nella consapevolezza che la richiesta di cambiamento, solo suoniamo le nostre porte, diventa forza di cambiamento. Nella consapevolezza che noi dobbiamo unire ciò che la violenza, le mafie, la corruzione, l'illegalità vuole dividere. Nella consapevolezza che noi non possiamo uccidervi una seconda volta, che abbiamo bisogno di leggi giuste, non di promesse, di parole, perché da 400 anni che parliamo di canone, e da 200 anni che parliamo di Cosa Nostra, da decenni che continuiamo a parlare della 'ndrangheta. Non è possibile. E allora questa nostra preghiera questa sera ha fatto contento Dio è contento. Perché ognuno nella sua espressione abbiamo chiesto di accompagnarci in questo cammino, di essere persone più vere noi e di farci tutti segno di speranza, assumendoci la nostra parte di responsabilità e facendo in modo che la memoria diventi sempre di più impegno. E facendo in modo soprattutto, e ce lo diremo domani camminando insieme, ce lo diremo ancora ascoltando i nomi che per tutti noi e per voi soprattutto, ma lasciatemi dire anche per tutti noi, quei nomi ci sono entrati dentro in questi anni, li abbiamo sentiti dentro di noi. E abbiamo sentito la vostra sofferenza, il vostro grido, ma anche la vostra dignità e la vostra speranza. Sono partiti, sono in viaggio, stanno venendo qui a Firenze, in migliaia per dire da che parte stanno, per ricordare, per sentire questi nomi, per sentire ancora più prepotenti dentro di noi che il morso di più, del più, del più deve appartenerci in questo momento di grande fatica e di grande disorientamento nel nostro paese. Ecco allora, camminiamo insieme. Grazie che siete venuti qui in questa chiesa di Santa Croce. Non era mai avvenuto
incontro di tante storie, di tanti volti, di tanta fatica, ma anche di tanta speranza. Noi siamo qui perché non vogliamo uccidervi due volte, perché chiediamo la verità e la giustizia, perché vogliamo impegnarci di più tutti perché questo possa venire, e per chiedere che di dovere di assumersi di più la propria quota di responsabilità. E allora la benedizione di Dio, questa benedizione di Dio che noi abbiamo sempre chiamato la pedata di Dio, perché nessuno si senta mai a posto, mai arrivato. A parte che Dio si desse una bella pedata a qualcuno che dico io, sarei anche contento. Ma devo dirvi che scuotere, perché non si perda tempo, perché non si perda tempo, perché non si perda tempo. La pedata di Dio, proprio perché scuota noi, perché non ci ripieghiamo dentro se stessi, perché diamo capaci di guardare fuori. E allora questa benedizione io voglio condividerla con tutte queste espressioni che avete sentito, così profonde. Dio è contento di quello che abbiamo vissuto in questa grande trasversalità, che è un dono, è una ricchezza, è un segno di una grande libertà di esprimere i nostri percorsi. Per viaggiare l'avete sentito in tutte le espressioni, per saldare questa terra con il cielo, e soprattutto perché sono le parole che da tutte le parti qui sono risuonate questa sera, e quel bisogno di giustizia, quel bisogno di giustizia. Allora continuiamo a camminare insieme, ma questa benedizione, questa pedata di Dio per spingerci sempre avanti e sempre oltre, perché diventiamo sempre più segni di speranza, vorrei chiedere di accompagnarmi in questa benedizione a 4-5 persone a noi in capo, che rappresentano tutti voi, che rappresentano tutti voi, che chiedo di venire qui, su questo altare, insieme a noi che ci stringeremo fra poco. E lo chiedo a un amico che per ben 7 anni ha lottato contro il terrorismo, violenza, morte. Nessuno di noi può dimenticare quegli anni. E poi la generosità a 7 anni a Palermo, a lottare per portare un contributo a costruire questa giustizia e a cercare questa verità, che sia anche lui qui a dare questa benedizione, perché Dio vuole dare la sua benedizione attraverso la storia delle persone. E chiederei a Giancarlo Caselli di venire qui su questo altare. A un'altra cara persona amica, al generale Badalà, corpo forestale dello Stato, l'ambiente, la tutela, tutto quello che per noi è rappresentato, l'ecomafia, ma soprattutto non era mai avvenuto che l'istituzione così importante dello Stato firmasse un protocollo con l'Italia per camminare insieme, per cercare giustizia e verità. Il generale Badalà, qui con noi in questa sala. Sì, la pedata di Dio, coloro a nome di tutti voi. Io so che nessuno si offende, non possiamo essere tutti. Io chiederei ad Agostino, al nostro grande Agostino, di essere qui con noi su questo altare, e alla sua signora.
mai successo. Il Signore sia con voi. Ci benedica tutti. Dio onnipotente, lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate a mangiare domani mattina puntuali, si parte presto.